Buonasera, ecco i consueti aggiornamenti sui dati della giornata di ieri. Per quanto riguarda i trasporti, ieri abbiamo avuto una leggera flessione nei trasporti, siamo al 34%, ovvero sia 240.000, flessione che si è vista nelle ore di punta principalmente. Infatti le ore di punta ieri hanno raggiunto 20.000 transiti, anziché i soliti 25.000. Comunque le ore sono sempre state di maggior affollamento, sempre tra le 7 e le 9 e le 16 e le 19. Ci sono state tre corse che hanno superato il 50% in totale e la metropolitana è sempre stata sotto il 40%. Il servizio scolastico anche ieri è stato anche ieri si è aggiunta la SC3, la linea Brignole-Largomerlo, che è una linea nuova introdotta proprio recentemente, mentre le due linee più utilizzate sono state la SC1 e la SC12. Ricordo che sono state effettuate 569 corse esattamente come da programma. Aggiungo che, come sapete, il trasporto pubblico è gratis per tutti coloro che si recano a fare la vaccinazione, per loro e per un accompagnatore. In più il trasporto pubblico è gratuito da Piazzale Kennedy sino all'hub all'hub dei vaccini nel padiglione blu della fiera. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, siamo arrivati a 21.567 utenze domestiche, ricordiamo che sono le raccolte dei rifiuti per coloro che a casa sono positivi al Covid, di questi sono registrati 21.400, quindi siamo al 99%. Tutti gli ultimi 21.400 sono già tutti contattati telefonicamente e sono già in linea con la raccolta dei rifiuti. Oggi è stato reso pubblico uno studio fatto dall'Università di Genova e dall'AMT che riguarda le probabilità di contagio a bordo dei nostri autobus e del nostro trasporto pubblico. Sono contento di poter dire che lo studio ha verificato in maniera sperimentale, quindi in maniera forte, che le probabilità di contagio, se si usa la mascherina a bordo del nostro trasporto pubblico locale, è praticamente molto vicina allo zero. Invece c'è una seria probabilità di contagio nel caso in cui ci leviamo la mascherina. Per cui è evidente che andare sul trasporto pubblico con la mascherina e seguendo tutte le precauzioni è assolutamente sicuro. Quindi invitiamo tutti a servirsi del trasporto pubblico e a far sì che in città ci possa essere l'utilizzazione dei nostri mezzi nel miglior modo che possiamo immaginare. È uno studio importante, validato dal punto di vista scientifico con professori dell'Università di Genova e che è il primo in Italia che è stato fatto sotto questo punto di vista e che veramente avrà ulteriori studi in futuro, ma per adesso possiamo dire che il nostro trasporto pubblico è sicuro e questa mi sembra un'ottima notizia. Saluto tutti e buona serata.